Libro dell'Esodo, capitolo 29. Questo è quello che farai per consacrarli a me come sacerdoti. Prendi un toro e due montoni senza difetto, dei pani azimi, delle focacce senza lievito, impastate con olio e delle gallette senza lievito, unte d'olio. Farai tutte queste cose di fior di farina di grano. Le metterai in un paniere, le offrirai nel paniere insieme al toro e ai due montoni. Farai avvicinare Aronne e i suoi figli all'ingresso della tenda di convegno e li laverai con acqua. Poi prenderai i parametri e vestirai Aronne dalla tunica, del manto dell'efod e del pettorale e lo cingerai della cintura artistica dell'efod. Gli porrai in capo il turbante e metterai sul turbante il santo diadema. Poi prenderai l'olio dell'unzione, glielo spanderai sul capo e l'ungerai. Farai quindi avvicinare i suoi figli e li vestirai delle tuniche. Cingerai Aronne e i suoi figli con delle cinture, assicurerai sul loro capo delle mitre e il sacerdozio apparterà loro per legge perenne. Così consacrerai Aronne e i suoi figli. Poi farai avvicinare il toro davanti alla tenda di convegno. Aronne e i suoi figli poseranno le mani sul capo del toro. Sgozzerai il toro davanti al Signore all'ingresso della tenda di convegno. Prenderai del sangue del toro e ne metterai col dito sui coni dell'altare e spargerai tutto il sangue ai piedi dell'altare. Prenderai pure tutto il grasso che copre l'interiore, la rete che è sopra il fegato, i due rognoni e il grasso che c'è sopra e farai fumare tutto sull'altare. Ma la carne del toro, la sua pelle, i suoi escrementi li brucerai con il fuoco fuori dall'accampamento. È un sacrificio di espiazione. Poi prenderai uno dei montoni. Aronne e i suoi figli poseranno le mani sul capo del montone. Sgozzerai il montone, ne prenderai il sangue e lo spargerai sull'altare tutto intorno. Poi farai a pezzi il montone, laverai il suo interiore, le sue zampe e le metterai sui pezzi e sulla sua testa. Farai fumare tutto il montone sull'altare. È un olocausto al Signore. È un sacrificio di odore soave fatto mediante il fuoco. Poi prenderai l'altro montone e Aronne e i suoi figli poseranno le mani sul capo del montone. Sgozzerai il montone, prenderai del suo sangue e lo metterai sull'estremità dell'orecchio destro d'Aronne e sull'estremità dell'orecchio destro dei suoi figli, sul pollice della loro mano destra e sull'alluce del loro piede destro e spargerai il sangue sull'altare tutto intorno. Prenderai del sangue che è sull'altare, dell'olio dell'unzione e ne spruzzerai su Aronne e sui suoi paramenti, sui suoi figli e i suoi paramenti, dei suoi figli con lui. Così saranno consacrati i suoi paramenti insieme a lui, i suoi figli e i loro paramenti. Prenderai pure il grasso del montone, la coda, il grasso che copre l'interiore, la rete del fegato, i due rognoni, il grasso che vi è sopra la coscia destra, perché è un montone di consacrazione. Prenderai anche un pane, una focaccia dell'olio, una galletta dal paniere degli azimi che è davanti al Signore. Porrai tutte queste cose sulle palme delle mani di Aronne e sulle palme delle mani dei suoi figli. Le agiterai come offerta agitata davanti al Signore. Poi le prenderai dalle loro mani e le brucerai sull'altare, sopra l'olocausto, come un profumo soave davanti al Signore. È un sacrificio fatto mediante il fuoco al Signore. Prenderai il petto del montone, che sarà servito alla consacrazione di Aronne, e lo agiterai come offerta agitata davanti al Signore. Questa sarà la tua parte. Consacrerai di ciò che spetta ad Aronne e ai suoi figli il petto dell'offerta agitata e la coscia dell'offerta elevata, vale a dire ciò che del montone della consacrazione sarà stato agitato ed elevato. Esso apparterà ad Aronne e ai suoi figli come legge perenne per i figli di Israele, poiché è un'offerta fatta per elevazione. Sarà un'offerta fatta per elevazione dai figli di Israele nei loro sacrifici di riconoscenza. La loro offerta per elevazione sarà per il Signore. I parametri sacri di Aronne saranno dopo di lui per i suoi figli che li indosseranno all'atto della loro unzione
e della loro consacrazione. Quello dei suoi figli, che gli succederà nel sacerdozio, li indosserà per 7 giorni, quando entrerà nella tenda di convegno per fare il servizio nel luogo santo. Poi prenderà il montone della consacrazione e ne farà cuocere la carne in un luogo santo. Aaron e i suoi figli mangeranno all'ingresso della tenda di convegno la carne del montone e il pane che sarà nel paniere. Mangeranno queste cose con cui è stata fatta l'espiazione per consacrarli e santificarli, ma nessun estraneo ne mangerà, perché sono cose sante. E se avanzerà carne della consacrazione o pane fino alla mattina dopo, brucerai quel resto con il fuoco, non lo si mangerà, perché è cosa santa. Eseguirai dunque, riguardo ad Aaron e ai suoi figli, tutto quello che ti ho ordinato, li consacrerai in 7 giorni. Ogni giorno offrirai un toro come sacrificio di espiazione per fare l'espiazione. Purificherai l'altare mediante questa tua espiazione e lo ungerai per consacrarlo. Per 7 giorni farai l'espiazione dell'altare, lo santificherai e l'altare sarà santissimo. Tutto ciò che toccherà l'altare sarà santo. Or questo è ciò che offrirai all'altare: 2 agnelli di un anno ogni giorno sempre. Uno degli agnelli lo offrirai la mattina e l'altro lo offrirai sull'imbrunire. Con il primo agnello offrirai la 1/10 parte di un efa di fior di farina impastata, con la 1/4 parte di un in di olio extravergine e una libazione di 1/4 di in di vino. Il secondo agnello invece lo offrirai all'imbrunire. Lo accompagnerai con la stessa oblazione e con la stessa libazione della mattina. È un sacrificio di profumo soave, offerto mediante il fuoco al Signore. Sarà l'olocausto quotidiano, offerto dai vostri discendenti, all'ingresso della tenda di convegno, davanti al Signore, dove io vi incontrerò per parlare con te. Lì mi troverò con i figli di Israele e la tenda sarà santificata dalla mia gloria. Santificherò la tenda di convegno e l'altare. Anche Aaron e i suoi figli santificherò, perché mi servano come sacerdoti. Abiterò in mezzo ai figli di Israele e sarò il loro Dio. Essi conosceranno che io sono il Signore, il loro Dio. Li ho fatti uscire dal paese d'Egitto per abitare in mezzo a loro. Io sono il Signore, il loro Dio.